Nome? Angelo Gigliotti. Fratella grande. Elvira Federici. Ivan Colonnelli. Stefano Sberto. Età? 40. 53. 15 anni. 16. Professione? Insegnante all'Istituto Tecnico Leonardo da Vinci. Docente? Dirigente scolastica del ITIS Leonardo da Vinci di Viterbo. Studente? Studente. Il benessere in una parola? Penso che finché c'è la salute c'è anche il benessere. Armonia. Autenticità. Sport. Felicità. Perché? Perché la salute è la cosa più importante, senza della quale neanche i soldi ti danno il benessere. Il benessere deriva dal sentirsi in armonia nella situazione in cui stai. Perché l'autenticità per me è la perfetta coincidenza tra ciò che si pensa, ciò cui si ha valore e la possibilità di operare, di comunicare coerentemente con questo. Perché quando pratico sport sono molto felice e mi fa sfogare le mie emozioni. Perché quando sono felice sto bene con me stesso e con gli altri. La situazione di benessere? Il benessere nasce da uno stato di, secondo me, uno stato di salute ottimale. Poi ci si aggiunge anche una location in cui si sta bene. Una situazione di benessere, una classe che lavora? Lui. Un bel pranzo a casa con i cibi che piacciono a me. Quando lavoro, progetto, mi confronto con gli altri e sentiamo di essere una squadra. Momento di benessere quando sto in giro con gli amici o fare lo sport. Quando sto in giro con gli amici, con la ragazzetta. Una situazione di non benessere. È una situazione di non benessere con cellulari, sicuramente. E non ci sono altre cose. Quando si è malati non solo fisicamente, quando si è malati anche psicologicamente. Quando non mi sento capita, quando fatico a capire, oppure quando ancora peggio mi rendo conto della stupidità di qualche cosa e del fatto che non posso intervenire. Si trova a lavorare in una situazione di totale isolamento e non c'è la possibilità di confrontarsi con gli altri. Momento del benessere, quando sto male o quando prendo brutti voti a scuola. Quando prendo brutto voto a scuola. Un saluto. Ciao. Buona vita. Il saluto è l'augurio naturalmente a questo gruppo di lavoro che nella Peer Education sta insegnando anche a noi come si lavora e agli altri. Ciao. Ciao a tutti.